La carenza strutturale di personale sanitario negli ospedali sta diventando un'emergenza sempre più preoccupante. La mancanza di medici, infermieri e operatori sanitari compromette la qualità delle cure offerte e mette a rischio la sicurezza dei pazienti. Tra i concorsi semideserti e l'impossibilità di reperire personale qualificato in maniera tempestiva, l'ASL sta facendo i salti mortali per cercare di coprire l'organico. In questo scenario emerge un problema di contrattualizzazione del personale sanitario. I professionisti preferiscono lavorare nel settore privato, dove le retribuzioni sono maggiori e le condizioni di lavoro più favorevoli. Purtroppo questo è un problema atavico, sia la medicina di base sia il cosiddetto rifornimento di professionalità nelle strutture ospedaliere, perché abbiamo messo in campo una marea di concorsi. Io sono testimone per quanto riguarda l'area medica. Le faccio un esempio: il concorso di medicina per le medicine interne, 80 posti disponibili, hanno firmato 19 medici, abbiamo potuto assumere soltanto 19 medici, quindi il problema è correlato anche, credo, al di là dei soliti problemi sulle polemiche che ci sono sugli accessi riservati. Io credo che sia anche un problema di contrattualizzazione, cioè di contratti collettivi nazionali, perché bisogna incentivare e incrementare assolutamente gli stipendi dei medici, sia quelli di medicina di base che ospedali, altrimenti noi non ne usciamo da questo cortocircuito.